Ciao ragazzi, sono Gastel e anche questo venerdì è tornato il Baruch Tier. Il Baruch Tier, per chi non lo sapesse, è il mercante del Void, ovvero colui che mette a disposizione all'interno del gioco delle merci rare e o molto difficili o veramente impossibili da trovare nel gioco, che possiamo acquistare per crediti e ducati. I ducati li otteniamo vendendo i componenti prime delle nostre armi. Ogni volta che arriva porta qualcosa di nuovo, guardiamo i drop da PC. Questa volta il Baro ha portato l'intero set Tannukai. Per chi non lo sapesse, questo set è quello che è stato regalato durante l'evento del TennoCon 2020, quindi si tratta di un'estetica per i nostri Warframe che personalmente apprezzo perché è molto simile all'estetica Edo, ma un po' diversa, non mi dispiace per niente questo aspetto un po' ninja, diciamo, un po' shogun di altri tempi, quindi sì, personalmente l'apprezzo, sto decidendo ancora su quale Warframe metterlo, su quale potrebbe stare meglio. Per quanto riguarda le mod, abbiamo Primed Fever Strike, assolutamente un must have all'interno di praticamente tutte? No, però molte build delle armi corpo a corpo. Primed Fever Strike, 165% di danno da tossina, quindi ottima per creare il danno virale, assolutamente da avere. A proposito di mod, abbiamo Primed Sleep Magazine, capienza caricatore più 55% per la pistola, ecco, questa non proprio un must have. Diciamo che funziona bene per alcune build, per alcune pistole, come gimmick, ma di base non è così essenziale. Se volete acquistatela, ma sicuramente non la primissima scelta. Abbiamo Scattering Inferno, 60% fuoco, 60% probabilità di effetto per il fucile a pompa. No, questa non va acquistata. Come al solito, come dico sempre, guardate il numero di mod che io posseggo. Se è più di una, vuol dire che la troviamo tranquillamente all'interno del gioco e quindi non c'è assolutamente bisogno di prenderla dal baro. Primal Charge Shell, 165% di danno elettrico per il fucile a pompa. Anche questa molto molto importante, non allo stesso livello di Fever Strike, ma l'ho trovata comoda su molti fucili a pompa, anche perché ci permette di creare il danno corrosivo, che alcune volte è addirittura più efficace del danno virale. Lo so, partiranno un po' di ovazioni negative, ma me le prendo e a posto così. Full Contact, 120% di danno impatto per i fucili a pompa, anche in questo caso no, perché possiamo ottenerla in altri modi all'interno del gioco. Per quanto riguarda le armi, abbiamo il Machete Wright, questo è un must have non solo per i punti maestria. In primo luogo è un'arma con delle ottime statistiche, 33% di probabilità di effetto, 19% di probabilità di critico, un po' bassa rispetto agli standard ma comunque ottima. Un 2.1 per di moltiplicatore critico che è fantastico. Inoltre, sottolineiamo il dettaglio importante che non si vede qui, ottima predisposizione Riven, è lo stat stick della mia Cora, quindi vi consiglio assolutamente di avere quest'arma nel vostro arsenale e se ci beccate una Riven, beh, effettivamente è un ottimo stat stick, quindi ve la consiglio caldamente. Abbiamo poi l'Opticore Vandal, ecco, versione Vandal dell'Opticore. È una buona arma? Abbastanza. È una buona arma da acquistare dal baro? Onestamente no, la possiamo ottenere farmando le fratture termia, quindi possiamo ottenerla anche in un altro modo, quindi forse non è il massimo investirci 550.000 crediti e 650 ducati. Rispetto all'Opticore normale, il Vandal è un po' più fucile d'assalto, un po' meno colpo unico e devastante, può essere divertente anche da giocare. Oltre a questo abbiamo a disposizione varie estetiche, le frecce, i fuochi d'artificio, un'armatura per il Cavat, la Sugatra, la skin per i droidi Immortal, insomma un sacco di elementi e ultimo ma non per importanza, anche se forse sì, il Prisma Shade. Prisma Shade, sentinella, versione prisma dello Shade. Diciamo che lo Shade al momento non occupa una grande rilevanza all'interno del gioco perché sì, è ottimo per il gioco stealth, ma non è così tanto efficace. Il suo precetto non è così efficace realmente in game, quindi è molto bello da vedere. Sono punti maestria, tra l'altro doppi, perché c'è sia il Prisma Shade che la versione prisma della sua arma. Però fondamentalmente sì, sono solo punti maestria. Mi dispiace.
Ovviamente, come sempre, abbiamo lo schema delle sabbie di Inaros. Per chi ancora non ha Inaros può acquistare questa quest, costruirla, perché è uno schema, e giocarla per ottenere tutti i componenti per costruire Inaros. E se avete Inaros Prime potete venire dal baro con Inaros Prime e sbloccare un'altra missione di difesa del baro che ci permetterà di ottenere estetiche e decorazioni molto particolari, ovviamente a tema Inaros. Arriviamo a parlare dei nostri amici giocatori da console e dei drop che il baro ha portato per loro. Abbiamo come nuovo elemento Primed Ammo Stock, una mod che va a dare il 165% di capacità del caricatore per i fucili a pompa. Efficace? Non troppo, è sempre il solito discorso. Purtroppo tutte le mod che vanno a modificare velocità di ricarica e capienza dei caricatori per le nostre armi hanno un angolo un po' ridotto di manovra, perché vuol dire togliere una mod dalle nostre build per metterci questa. Quindi in alcune armi può essere efficace, con alcune build può essere efficace, ma non la metterei nella lista dei must have. Se potete, acquistatela e sicuramente potrete trovargli un modo di utilizzo. Abbiamo Voltaic Strike, ecco, questa è un'ottima mod, veramente veramente ottima, assolutamente da comprare. 60-60 di probabilità di effetto e di effetto di tipo elettrico per le armi corpo a corpo. Veramente fantastica, la otteniamo solo qui, o se non la otteniamo solo qui dobbiamo veramente grindare il gioco come dei pazzi. Non ricordo mai quali delle 60-60 da elettrico siano disponibili in game, quindi assolutamente acquistatela. Altro acquisto obbligatorio, Primed Cryo Round, 165% di danno da ghiaccio per i fucili, molto comoda in molte situazioni perché il ghiaccio è l'altro elemento assieme alla tossina che compone il virale, quindi è assolutamente da avere. Sweep Inseration no, al contrario, Sweep Inseration possiamo farne serenamente a meno perché è una mod che troviamo tranquillamente in game. Per quanto riguarda le armi, abbiamo Prisma Gracata, fucilone d'assalto, versione Prisma del classico Gracata adorato dal nostro amato Clem. Interessante, non fenomenale, non un'arma attualmente meta, non fuori quota, comunque un'arma interessante, e in ogni caso se siete in dubbio prendetela perché sono sempre punti maestria. Prisma Twin Gremlins al contrario le ho trovate parecchio divertenti, queste simpatiche doppie lancia chiodi, perché sembrano delle spara chiodi più delle pistole. Sono veramente interessanti, sono veramente divertenti, hanno un'ottima predisposizione Riven, dategli una possibilità. Oltre ad acquistarle per la maestria, provatele e giocatele un po', potrebbero essere più divertenti di quanto non vi aspettate. Altra arma che abbiamo a disposizione è Prismal Dual Decurion, la versione Prisma delle Dual Decurion, un'arma Arc Gun che possiamo utilizzare anche in game con il Gravimag. Abbastanza interessante, io sono, come ormai avrete imparato, lo dico ogni volta, un adoratore folle dell'Imperator Vandal, ma devo ammettere che queste comunque possono dare le loro soddisfazioni, quindi sì, se avete la possibilità acquistatele, come sempre, se non altro, per punti maestria. Anche in questo caso sabbie di Naros, anche in questo caso quest di difesa, e giusto, anche questa volta me lo stavo dimenticando, chiedo scusa al povero Prisma Shade, ma esattamente come dicevo prima, non è troppo interessante al momento. Sono puramente punti maestria. Questo è quanto ci ha portato il nostro Baro Kitir. Lo so, forse non troppo entusiasmante, ma per chi aveva perso questi drop durante l'evento del Tennocon, beh, può essere un acquisto interessante. Poi sono sempre estetiche, quindi il mio giudizio conta fino a un certo punto. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto, che abbiate trovato informazioni utili e interessanti su questo contenuto. Se il video vi è piaciuto, come sempre, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, seguitemi sui social, iscrivetevi al Discord e ogni martedì sera ci vediamo live su Twitch. Ciao!